Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, io sono Alessia e questo è un nuovo episodio della Not So Berry Challenge. Allora, andiamo avanti. In questo episodio, l'uovo covato nel pollaio è pronto a schiudersi. Chiedi a Autumn di far schiudere l'uovo per assistere alla schiusa. Ok, adesso lo facciamo. Dicevo, in questo episodio volevo andare un po' avanti, proprio a proposito di Autumn, con le sue abilità e possibilmente con la carriera. Anche perché appunto stasera andiamo a lavorare. Non so se stasera la promuovono, ma lo spererei davvero tanto. Ad ogni modo, facciamo schiudere le uova dopo che lei ha finito di farsi la doccia. E come vi dicevo, le scambiamo per qualcos'altro. E a chi è che non piace la manualità? A lui? Sì, ok, allora lo facciamo riparare a lei dopo. E dai, via tutti! Che scena carina comunque! Eccolo qui! Allora, dobbiamo fare... Aspettate un attimo... Scambia per... Ah, un pulcino di gallina anche! Ok, scambia per... Simoleon? Non so onestamente quanto si guadagni da un pulcino. 112 simoleon e basta. Ah! Vabbè, comunque, sì, scambiatelo per quello che vi pare. Fa poca differenza. Allora, mandiamola a riparare... Oh, signora, non ce la posso fare. Mandiamo a riparare subito la doccia. Dopo che fa la pipì. Oh, signore. Questo è tutto sporco. I bambini non la puliscono, sta roba. Sì, perché volevo fargli anche il bagno, la doccia, tutte quelle balle lì, ma... Ok, dai, abbiamo risolto lo stesso. Vieni qua, tu, a pulire il water, che se almeno serve uno non la fa nello zozzume più totale. Anche perché farebbe un po' schifino se proprio... Volete che ve la dica tutta? Allora, dicevamo... anche l'altro! Bene! Allora, prima facciamo colazione, dopo aver fatto la doccia. Fame anche lui. Mannaggia. Vabbè, a lui facciamo prendere qualcosa dal frigo. Ah sì, lui è ancora in punizione per essersi comportato male. Ok, bravo. Non gradisce la manualità neanche lei. Vabbè, dai, ci sta. Ci sta, dai, mi sembra giusto. Adesso non so se ci servirà ancora per le prossime promozioni, ma insomma, bene o male, siamo a livello 3, magari più che sufficiente, magari no, pazienza. Cosa volete che vi dica? Se la farà andare bene lo stesso. Allora. Dobbiamo schiudere l'altro uovo che avevamo messo nel pollaio l'altra volta. Questo giro proviamo a scambiarlo per qualcos'altro. Ah, ok, è andato a appoggiare il piatto. Pensavo avesse proprio perso l'azione. Ah, l'ha spostato per aprirlo da di là? Scusatemi, non ho capito il gioco. In che senso? Ok. E allora... Azione, scambia per... Scambiamo per della carne? No, non c'è? No, scusatemi, in che senso? Troppo presto per fare l'azione? Ah, forse i pulcini non si possono scambiare per carne? Per ingredienti? Sì, per ingredienti sì. Ok. No, siccome non l'ho mai fatto questo scambia, dovevo un attimo raccapezzarmi. Ok. Vai. Gli ingredienti immagino siano a loro discrezione. Dove... Ah. Mi hanno dato degli aggiornamenti. Non proprio quello che cercavo, però... vabbè. Ok.
Fate come volete, ingredienti a casa mia, roba da mangiare. Comunque, che volete che vi dica? Ognuno suo. Sono da cova? No, ok, nessuna delle due da cova. Giro giro tondo qua. Ok, fantastico. Quindi, no, buttarle via, Alessia. Cosa fai? Cosa fai? Oh, guardate, della torta da finire. Ah, che si è presa la pioggia. Beh, ma mi sembra giusto, no? Chi non mangia sotto la pioggia non è contento. Ecco, dai, portiamole dentro. Finiamo di mangiare queste. Visto che sei ghiottona e ti mangi la roba presa dai cassonetti. Dove vai? Ah, ok. Scusate, pensavo andasse fuori. Per un attimo mi sono detta siamo recidivi, eh? Siamo recidivi. Allora. Andiamo un attimo avanti con la cottura al forno. Perché avevamo detto che gli avremmo fatto le merende per la scuola. Non l'abbiamo ancora fatto. Ora, ok, che hanno iniziato la scuola l'altro ieri praticamente. Però va a finire che poi ci dimentichiamo. Allora, proviamo a fare qualcosa di diverso, se possibile. Sformato del pastore. Okay, pecore e mirtilli. No, ho visto che quello è il burro d'arachidi. Sì, quelli da mangiare come merenda. Buoni. Popo Boni. Così tiriamo un po' su l'abilità di cottura al forno, che siamo solo a livello 7. Lei è già adulta e di tutte le sue balle abbiamo fatto solo l'avere due gemelli. Dobbiamo darci una mossa. Per quanto quella dell'aspirazione sia collegata strettamente alla sua carriera, quindi finché lei non mi arriva al livello 8 della carriera criminale, io non completerò mai l'aspirazione. Però, insomma, è bene andare avanti. Ok. Allora, inforniamo qualcos'altro. Adesso ne facciamo a manetta. Facciamo i bagel ai mirtilli. Sono venuti anche eccellenti. Bisogna solo ricordarsi la mattina di farglieli prendere. Tutto qua. È lì che giace il problema. Ok, i bimbi sono a casa. Da scuola, molto bene. E io vi metto subito sotto a fare i compiti. E nel frattempo volevo comprare per Raul le carte dei vuotomostri, perché come vi dicevo la volta scorsa, mi piacerebbe siccome lui deve completare la collezione di cartoline. E che però non può completare adesso perché non può trovarsi un amico di penna che gli mandi le cartoline, ancora un bambino non lo può fare. Mi piacerebbe che lui, tipo, come vi dicevo la volta scorsa, si appassionasse al mondo del collezionismo attraverso le carte dei vuotomostri. Allora, vediamo un po' che carte abbiamo trovato. Pleuro, Avesu, Singaia, un altro Avesu e un'altra Singaia. Beh, potremmo anche liberarci dei doppioni? Che dite voi? Secondo me sì. Cioè, nel senso, cosa me ne faccio di un doppione? Allora, nelle collezioni. Se noi andiamo a vedere, i vuotomostri sono 20 in tutto. Ma vabbè. Le cartoline, non mi ricordo mai se sono più in alto o più in basso. Ti ripeto, gli scani, piume, no. Foto, uova, insetti, stampe spaziali, micro... Cartoline, sono 14. Mi avete consigliato anche di prendere un criceto. Perché molto spesso i criceti vanno a fare le loro missioni e portano indietro delle cartoline. Quindi, sapete cosa facciamo? Potremmo provare a iniziare già la collezione prendendo un criceto. Quindi, innanzitutto, facciamo mente locale. Troviamo un posto dove mettere la gabbia più che altro. Beh,
Potremmo togliere sto divano qua, che era più a scopo decorativo che altro. Allora, qui abbiamo Gigio. Questo cos'è? Spillo. Allora, aspettate un attimo, che filtriamo per il mio primo animale. Eccoli qua. Allora, Gigio, Spillo, Vibrisse o Bubalus? Non so neanche che animali ci siano dentro. No, beh, puoi trovarlo tu, no? Mi sembra. E l'aggeggio per mettere le cartoline lo possiamo mettere al posto di sta schifezza, perché onestamente mi fa abbastanza impressione. E deve essere tipo qui. Ah, aspetta, che avevo il filtro. No, aspettate. E forse qui. Se no, cerco con una parola chiave. No. E allora, proviamo a cercare cartoline. Bacheca di sughero per cartoline. Se avessi cliccato, magari. Non so, sfigatissimo. Eccola qua. La mettiamo bianca, col contorno bianco. Voilà. Ok. Così, se magari nel frattempo il criceto riesce a portarci qualcosa, noi ci avvantaggiamo. La studio al roditore. Ah, vedete? Che c'è già l'animale dentro. Oh signore, che animale è? Mamma mia. Cosa ho preso? Un essere di un altro pianeta? Vabbè, pazienza, non importa. Spero faccia anche lui i suoi viaggi. Mi fate sapere? Allora, noi intanto addestriamo i vuotomostri. Anche se ho la sensazione che forse uno sia troppo poco. Vabbè, proviamo. Fatemi sapere se è solo il criceto a fare i suoi viaggi, i suoi voli pindarici, oppure se lo fanno anche gli altri animali. No, l'aspirapolvere ce l'ha lui! No! Che ora torna? Ma non dovrebbe tornare frattanto. Cavolo, le 19. No, dai, non ho voglia di fargliene comprare un'altra. Ma porca miseria. Orca, li abbiamo lasciati fuori. Vabbè, mangiatene uno. Non c'era l'esclusiva. Ecco qua, stiamo aumentando il potere di questo qui. Ha messo la musica a palla. Calmino, eh. Calmino. Allora, qua le nostre galline hanno tutto quello che gli serve. Ah, abbiamo un altro pulcino? Cosa ho fatto? Scusate, ma dove saltano fuori tutti sti pulcini? Fatemi capire. Un altro pulcino. Perché noi non l'abbiamo dato via? Ah, erano due le uova da schiusa l'altra volta, mi pareva infatti. Boh. 56 vale ancora meno di quell'altro. E non ne valeva 112 quell'altro. Vabbè, adesso fra poco papà torna a casa e ci porta l'aspirapolvere. Ma addestrando un vuoto mostro si aumenta. Cazzo. E sì, insomma, si aumenta il suo valore, non lo so, la sua potenza. Fatemi sapere perché io ho queste carte dei vuoto mostri. Madonna Alessia, ma perché oggi vuoi cliccare una roba e ne clicchi un'altra? Cioè, non ce la puoi fare. Io sta roba dei vuoto mostri non vi dico, non l'ho mai fatta più di tanto, cioè non ci ho perso chissà quanto tempo. Tutte nuove? No, tranne quella. Ok. Abbiamo due doppioni. Ok. Ok. Allora, papà, dopo la doccia, perché sei ripreso proprio male, aspiri tu allora. Tu invece fra poco vai a lavorare, quindi fai un pisolino, un power nap, e
Sapete cosa dicono? Ci sono degli studi che hanno dimostrato come un cosiddetto power nap, quindi sarebbe un riposino, un pisolino breve di 10-20 minuti, faccia meglio che un riposino di un'ora e passa e aiuti a ricaricare proprio il cervello. Da qui il nome power. Ecco. Si era rotto. Non lo so allora. Ah, questo si è rotto. Ok. Allora asciughiamo. Allora proviamo ad ingraziarci il capo, visto che siamo fiduciose. Magari funziona, non lo so. Noi ci proviamo. Tu vieni a prendere gli avanzi. Allora, i ragazzi non sono messi male. E tu vieni ad addestrare altri vuotomostri. Tu vai a dormire. Con la mamma. Ah, terribile rancore adesso. Adesso ce l'hai con tua madre. Prima era con tuo fratello, adesso con tua madre. Ma c'è qualcuno con cui non ce l'hai? Si è arrabbiato sempre con tutti. O tutti ti fanno un torto? Ah, chi può dirlo? Se la colpa sia tua o loro. Mi ricordano molto un Pokémon. Mi ricorda il Jigglypuff. Non mi chiedete perché proprio Jigglypuff, sì che come forma c'entra fino a un certo punto, però era il Pokémon quello che faceva addormentare con la canzone. Quando cantava tutti si addormentavano. Cicalillipa, cicalillipa, una roba del genere, andava avanti. Ma fate conto che io, raga, sono cresciuta con i primi 151 Pokémon, no con i 970 che ci sono adesso. Cioè, quando c'ero io, il 150esimo e il 151esimo Pokémon erano Mew e Mewtwo. Cioè, quelli erano cartoni fenomenali. Avevo addirittura la videocassetta del film dei Pokémon dove c'era lo scontro fra Mew e Mewtwo. Orca, il compleanno di Lorenzo! Va bene. Vedremo di fargli una torta verso sera, se ci ricordiamo. Niente! Siamo stati promossi! E abbiamo completato l'aspirazione! Ipipurrà! Allora. Completare l'aspirazione era uno dei punti della challenge e l'abbiamo fatto. Quindi siamo molto felici. Ora siamo diventati scassinatrici di casseforti. Abbiamo anche ricevuto in dono una collana rubata. Vi stavo dicendo dei Pokémon. Eccola qui. Mettiamo qua. Aspettate che. Sì, beh, questo è anche più. Fate conto che parliamo di tanti anni fa, cioè io ero alle elementari. Fate conto che io attualmente ho 27 anni, sono più verso i 28, quindi non sono più una bambina, va bene? Parliamo di 20 anni fa, quindi 20 anni sembrano 2 mesi, e invece il tempo passa per tutti. E quei cartoni, raga, mi piacevano da impazzire, ve lo giuro. Io mi ricordo che facevo nuoto e nel pomeriggio davano tutti i cartoni che a me piacevano, fra cui i Pokémon. E io mi ricordo che mia mamma metteva su una videocassetta, i più vecchi sanno cosa. Sanno di cosa sto parlando? Metteva su una videocassetta e me li registrava. Mi registrava tutto il pomeriggio su Italia 1 che c'erano i cartoni. In modo che io la sera, quando tornavo a casa, o appena avevo un attimo, insomma, potevo guardarmeli. A volte me li metteva su, magari dopo cena. Siccome mia mamma non è mai stata un'amante della televisione, non l'ha mai guardata più di tanto. Mio papà non c'era mai, praticamente. E mia mamma, di solito la sera dopo cena, mi metteva sui cartoni e io me li guardavo. Ovviamente andavo avanti nelle pubblicità col telecomando, quindi le saltavo. E quindi ecco che 3 ore di registrazione si diminuivano a 2 ore magicamente. Ah, che ricordi, ragazzi, vi giuro. Che ricordi, le videocassette.
Perché molti mi dicono, sei giovane, tu non sai neanche cos'erano i Walkman, che cos'erano i floppy disk o che cosa sono le VHS. Raga, so benissimo cosa sono, ci sono cresciuta anch'io. Cioè, i Walkman avevo, no, neanche i Walkman erano quelli col CD, il mangiacassette, cioè ce li avevo. Mi ricordo che esistevano i libri, sti libri con le favole, dove c'era il fascicolo illustrato. E c'era la cassetta. Cosa vuole questa? No, no, tu con Grayson non ci provi. Ti avrei detto di no lo stesso, ma a maggior ragione non ci provi. C'erano, dicevo, queste videocassette. Ecco che vanno a scuola senza aver preso i dolcetti. Vabbè. Qua mi sono persa io ciacolando con voi. E dicevo. C'erano queste fiabe. Erano le fiabe, quelle più conosciute, dei fratelli Grimm. E non solo, che avevano il fascicolo illustrato e in più c'era la cassetta dove c'era il cantastorie, quindi il tizio che leggeva la favola, c'erano le varie voci. E per i più vecchi all'ascolto, raga, cioè questa è veramente non una passeggiata sul viale dei ricordi, proprio una scarpinata. La canzoncina era quella che faceva, la trovate anche qua su YouTube, a mille ce n'è. E poi come continuava? Non mi ricordo più. Con un mondo fatato per sognare. Qualcosa del genere. Non serve l'ombrello, il cappottino rosso, la cartella bella per venire con me. No, raga, cioè, che nostalgia mi è appena venuta. Proprio nostalgia, nostalgia canaglia. E vi giuro, erano fenomenali. Ah, pensavo ci fosse qualcosa sopra, invece. Era il buco della griglia, cioè lei fatta così, in questo senso. Aiuto. Quindi, sì, sono giovane, ma fino a un certo punto, cioè io utilizzavo, raga, i floppy disk. Secondo me molti di voi non sanno neanche di cosa sto parlando. Dai, vai a lavorare. Noi quando è che torniamo a lavoro? Beh, almeno lavoriamo 3 giorni a settimana adesso. Sabato e domenica, proprio il weekend, che bei momenti. Livello 9 di malizia e livello 4 di manualità. Proprio l'abilità che ti piace. Sì, sostanzialmente, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. I floppy disk io li utilizzavo al tempo che avevo il mio primo PC, un Windows 98, quindi proprio recentissimo. E la titolare di mia mamma del tempo, dell'epoca, dopo ha cambiato luogo di lavoro, quindi non è più la sua titolare né ora, la titolare che aveva al tempo, mi metteva questi giochetti per il PC su floppy disk. E io mi ricordo che inserivo floppy disk nel computer e giocavo. Poi i giochi sono passati sui CD. Però c'erano questi floppy disk che non contenevano niente di memoria, ma che al tempo contenevano tutto, cioè è assurdo veramente come vola il tempo. Mi sento vecchia anche a fare questi discorsi, ma secondo me chi ha la mia età, anche qualche anno in meno, sa benissimo cosa sono i floppy disk. Ma tutti i ragazzini di 15-16 anni all'ascolto, i floppy disk, sanno neanche cosa sono. Livello 9 di malizia. Ce la faremo, ce la faremo. Non pretendo per il prossimo turno, ma dobbiamo assolutamente comunque aumentarla. Pian piano dobbiamo farcela. Anche perché poi abbiamo anche la manualità, ma lì vorrei aggiornare qualche oggetto. Lo so che non le piace, però dobbiamo arrivare al livello 4 e lei è già al livello 3. Quindi insomma, dai, non è messa malissimo. È che se fanno una roba che non gli piace, sono meno inclini a farla e soprattutto poi ci stanno quasi male, no? E io non voglio che lei stia male nel far qualcosa, però non so se mi convenga fargliela imparare operativamente parlando oppure teoricamente parlando. Va bene, ragazzi, dai. Allora, non vi siete portati via i dolcetti? Fate merenda almeno, no? Ma tu non è che abbia molta fame. Non ti do neanche da mangiare, perché sennò mi diventi ciccio bomba cannoniere.
Faccio installare rubinetti robusti perché è l'unica cosa che posso installare con gli oggetti che ho nell'inventario, non tanto per altri motivi. Ok. Allora, Romy, che succede? Attenzione bassa. Allora, vieni a giocare insieme a dargli un dolcetto. Cioè, ha il becco di un ornitorinco, ma il corpo di un ariete? Neanche di una pecora con le corna da ariete? Cosa mi sta a significare tutto questo? Fatemi capire. Chiedi della sua giornata, fatti un po' di fatti suoi. Dai, fai la doccia qui allora se su non vuoi andare. Allora, c'è Autumn che è felicissima come una Pasqua di star facendo questi aggiornamenti. Penso si butterebbe giù dal ponte. Dai, aggiorna anche qua. Vedo che ti è venuta su bene l'abilità. Infatti, vedete, momenti brutti per le preferenze di Autumn. E siamo costretti a sopportare qualcosa che non gradiscono per un periodo prolungato, saranno portati alla follia. Prova invece a circondarti di cose che gradiscono. Vabbè, ma non è che si può sempre fare quello che si vuole. E qui cosa è successo? Usato ma asciutto. Ma qua dobbiamo un attimo sistemare perché c'è un po' di casino. Proviamo a mandare lui, in modo che magari si solleva un po' la responsabilità. Prendi e posa. Usato ma asciutto. Ah, niente, cioè, ma qua si è buggato proprio tutto, raga. Che palle. Vabbè, eliminerò la lavatrice e la rimetto. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Allora, manualità livello 4. Ok, vedi che ce l'abbiamo fatta? Adesso basta. Non ti faccio fare più nulla di manualità. Vai, Serena. Dai, vieni a mangiarti anche tu un bagel, visto che prima non avevi fame. E facciamo subito subito i compiti per domani, mi raccomando. Dobbiamo farli bene. Una domanda, raga, ma sta bestia di Satana che abbiamo al piano di sopra fa da solo i viaggi, vero? Cioè io non devo fare niente, se non ricordo male. Cioè, sì. È un one man band, fa tutto lui. Oddio, scusate, mi stavo soffocando, trasforma, mi sta facendo morire da ridere sta cosa. Chissà in cosa cavolo lo trasformava. Mi stavo per soffocare, sono tanto così dalla saliva di traverso con tanto di morte annessa e connessa. Vabbè. Scusate ragazzi per il mio viaggio nel Viale dei Ricordi, è stata proprio un'arrampicata, non una passeggiata. Però ogni tanto sì, ti vengono in mente delle cose, cioè ti rendi conto di avere una certa età, anche se comunque, insomma, 27 anni, beh, più 28 ormai che 27, insomma, sei ancora giovane, non si può dire di essere vecchi. Però di quanto le cose sono cambiate, come, no? Che se tu parli di un floppy disk a mia cugina che ha 20 anni, non sa neanche cos'è un floppy disk. Questa mia cugina è nata nel 2000, nel 2000 i floppy disk già non c'erano più. O comunque stavano andando in disuso, ma ora che lei aveva 4-5 anni per avere dei ricordi, ciao, i floppy disk erano già belli che superati, quindi se anche tu sei nato con una certa tecnologia, ma non hai fatto esperienza con questa tecnologia, non puoi ricordartela. È come un altro discorso che a me viene in mente, adesso apriamo un po' di dibattiti. Per esempio, io sono classe 94, ok? Infatti, quasi 28 anni, fra un paio di mesi. L'euro è entrato ufficialmente nel 2001, ok? 2000-2001, perché poi c'è stato un periodo di transizione dalla lira all'euro. Io avevo 6-7 anni, ok? Quando c'è stato il cambio di moneta, di conio, insomma. Quindi io non l'ho vissuta, perché a 6-7 anni tu non vivi una moneta, non sai neanche che cosa sia. Quindi quando mi parlano di quella cosa costa tot mila lire, costava tot mila lire, o franchi come li chiamavano. Per me non vuol dire niente e non è una questione di fare il cambio, perché è difficile fare il cambio, perché il valore della moneta dell'epoca non è il valore della moneta di oggi, non solo perché sono due coni diversi, ma proprio perché
È come dire il valore dell'euro nel 2010 e il valore dell'euro nel 2022. Sono due valori completamente diversi. Però chi ha vissuto la lira sa che tot mila lire per quell'epoca lì erano tanti soldi o pochi soldi. Eri privilegiato ad averli oppure era una cosa a cui riuscivano più o meno ad arrivarci, non dico tutti, ma una buona parte della popolazione. Per me non vuol dire assolutamente nulla. Nulla, nulla. Quindi sì, dipende un po' uno quando vive le situazioni, quando vive le tecnologie. Ah, vedete, ci siamo dimenticati. È già anziano lui, Caspiterina. Scherzi a parte, vedete che ci eravamo dimenticati di farlo passare d'età, perché dopo, fra il viale dei ricordi, mia nonna in carriola, la sua promozione, le balle dell'orso, ce ne siamo scordati. Ad ogni modo, pazienza, è un personaggio secondario e l'abbiamo già trascurato per altri motivi, quindi questa era solo la conclusione logica di un atteggiamento perenne. Va bene, ho finito di fare i miei monologhi così. Oggi andava così, la prossima volta magari mi perderò a parlare di altro. Fatemi sapere voi nei commenti quali cose avete vissuto, che vi sembra ieri, ma in realtà sono passati tanti anni e vi sembra incredibile. Oppure quali cose non avete vissuto, come il discorso mio delle lire, questo è uno dei tanti, e che quindi quando una persona ve ne parla vi sembra una cosa dell'altro mondo? Fatemi sapere nei commenti e io intanto vi lascio qua per questo episodio dove abbiamo completato un altro punto, della generazione arancione. Lasciate un mi piace al video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi!